Buon pomeriggio. Ma vi avevo detto di guardare il video di Cavallaro, questo psicoterapeuta ora in pensione e che ci fa questo video sulla PNL. E devo dire che l'esposizione che fa della PNL è perfetto, lucido, chiaro, sintetico. E proprio perché è chiaro, lucido, sintetico, che non si perde in troppe parole, mette a fuoco tutti i difetti della PNL. E nello stesso tempo mette a fuoco tutti i difetti, della psicologia moderna. Ho un grosso problema a fare questo video perché nel sentire questo psicoterapeuta, che mi era stato segnalato anche da un mio amico psicoterapeuta ipnotista, ma con cui avevo scambiato appena appena due chiacchiere e non mi era proprio piaciuto, per cui non ho continuato a creare un rapporto con lui di collaborazione. E devo dire che dopo questo video devo dire che effettivamente il mio modo di guardare, di valutare le persone e i presupposti da cui parto, con cui mi approccio alle persone, devo dire che ha un'ennesima riprova che il mio modulo, con cui guardo il mondo e soprattutto guardo le persone, ha una sua notevole valenza, che viene continuamente, diciamo, supportata dall'esperienza, quindi verificata dall'esperienza. Beh, questo signore, dopo aver fatto in questo video, una carrellata di cose ripetute dalla PNL, come la vita è un sistema, e dato che è un sistema, se cambi una parte di questo sistema, cambia tutto il sistema. L'altra frase che è di senso comune nella psicologia e nella PNL è che non si può pretendere di cambiare se noi ripetiamo sempre le stesse cose. L'altro elemento comune della PNL è, sembra una bandiera favolosa, che la mappa non è il territorio, e che cioè la mappa geografica non corrisponde al territorio vero e proprio. E beh, io su già su questo, io non appartengo a questo mondo, non appartengo al mondo della psicologia. Faccio parte del mondo della psicologia, ma non appartengo proprio al mondo della psicologia. E ve ne do una dimostrazione. Per me la mappa è già il territorio. Non c'è una differenza fra i pensieri e le azioni. La mappa, cioè quello che io penso di me soprattutto, e della vita, non è qualcosa di indifferente per questo corpo qui che è la vita. Perché ogni pensiero è un'azione, quindi per giunta la mappa di quest'organo, di come è fatto, di come può procedere, di quello che può ottenere, di quello che non può ottenere, dove si va a inceppare, dove non si va a inceppare, è già totalmente il territorio, cioè è azione ed è la credenza su come funziona quest'organo che ci fa agire diversamente dagli altri. Ma fin quando non abbiamo una visione precisa del funzionamento di quest'organo e dove quest'organo si può inceppare, dove invece può funzionare in modo estremamente corretto e efficace soprattutto, noi non riusciremo, noi continueremo a fare sempre le stesse cose,
mentre il nostro psicoterapeuta incolpa i propri pazienti dicendo che loro non vogliono cambiare, vogliono addirittura fare le cose senza cambiare nulla. Per cui, come dire, se non volete cambiare nulla, è inutile che fate. Questo psicoterapeuta, che è di questo mondo, io non sono di questo mondo, non si chiede per quale buona ragione questi pazienti tendono a non cambiare. Qual è la buona ragione? Non se lo chiedo neppure, dà per scontato che non voler fare le stesse cose per ottenere cose diverse è del tutto sbagliato. Cioè, sta ragionando esattamente come i propri pazienti. I pazienti vogliono che il mondo sia così e temono che sia il contrario. E si ostinano a cercare un mondo buono per evitare uno cattivo. E molte volte sono inceppati in questo, diciamo, in questo guado. Ma il nostro psicoterapeuta, invece non fa altro che dirgli ai propri pazienti e ai pazienti che ora lo stanno ascoltando di fare esattamente quello che stavano facendo, cioè di continuare a dividere il mondo fra ciò che è bene e ciò che è male e attraversare il guado, cercando un ago nel pagliaio capace di farmi ottenere quello che voglio e evitare esattamente il contrario di quello che voglio. Ma una delle perle grandiose, dove in effetti vediamo dove tutta questa visione della vita e delle cose trova in modo evidente e presenta in modo evidente, gli errori che la psicoterapia fa, che i pazienti fanno e che ormai è diventato soprattutto una questione di senso comune, è quella dell'amore, cioè il costo, se facciamo una scelta, dice, dobbiamo essere pronti a pagare un costo. Per cui se non siamo disposti a pagare il costo di quella scelta vuol dire che quella non ci interessa molto. E sposta questa, diciamo, questa visione generica, o questa impostazione generica, questa generalizzazione la sposta, sul piano pratico del rapporto maschio e femmino, femmine e maschio. Per cui se io maschio non sono disposto a pagare un prezzo per andare appresso a una determinata donna che mi piace, vuol dire che non mi piace abbastanza. Cosa che se la dico alle donne e gliela dico così, quella donna mi rimane infognata e sono io che gli creo un problema a quel punto. E gli dico, guardi, che se quello non si muove verso di te, vuol dire che non gli piace abbastanza. Beh, qui accenna il mio collega Cavallaro al fatto che esistono persone che invece possono avere dei problemi, possono avere dei guai, possono scatenare un inferno emotivo, ma dice che sono persone che non hanno coraggio e che quindi in qualche modo sono persone che non si lasciano però e il coraggio lo trovano sul fatto che mi piace abbastanza. Se invece si tirano indietro altre cose di questo genere, vuol dire che hanno qualche difetto patologico. Quindi chi non corre dietro una donna e sta dichiarando che è tutto innamorato e gli vuole bene, vuol dire non ci va. Perché ci dovrebbe andare, perché se è potente questa passione, ci deve andare per forza. Se non ci va, e magari continua a dire che invece è innamorato perso di quella donna, vuol dire che è vittima di un vizio mentale, di una patologia. È veramente degradante, una spiegazione di questo genere.
Vuol dire che l'essenza della natura umana di quest'organo, questo psicoterapeuta, ipnotista anche, e che fa pure l'ipnosi, vuol dire che dell'essenza della natura umana non ci capisce proprio nulla. Cioè, più che non capirci nulla, non è andato effettivamente a farsi le domande come mai alcuni ci riescono, altri no. E per quale ragione alcuni ci riescono e altri no? E quando è che ci si riesce e altre volte no? Quando è? Anche noi stessi, quando è che riusciamo a fare le cose noi? Ci va bene tutto ciò che ci interessa il giusto, ci va male tutto ciò che ci interessa molto. E questo è un dato di fatto comune a tutti noi. Dopodiché dobbiamo chiedere per quale ragione le cose ci vanno bene quando ci interessano il giusto e ci vanno male quando ci interessa molto. Dobbiamo capire questo arcano. Ebbene, la spiegazione di questo arcano è che non ti interessa abbastanza, perché se hai passione e ti interessa abbastanza, tu ce la fai e hai coraggio. Se non ce la fai vuol dire che non ti interessa abbastanza. Ma, scusate, è il mio amico dell'amico, il nostro Cavallaro, e mi deve scusare anche il mio amico Gilberto che me l'ha fatto conoscere. Beh, io mi viene solo un'idea in testa. Ma sei proprio idiota, caro collega psicoterapeuta, ma si può dire un'idiozia del genere? Ma è molto evidente, quell'alunno che non va a scuola perché scatena un inferno emotivo, e forse perché non vuole riuscire, forse perché non vuole 8, forse perché non vuole 9, o invece tutto il contrario, vuole 9, gli si scatena un inferno emotivo. Bene, se sono disposto a tutto, ecco, il coraggio significa, è basale, il coraggio non è che sono preso da una passione e ho coraggio, sono preso da una passione e riesco a ottenere le cose solo se sono disposto a tutto, sono disposto anche alla perdita. Non siamo onniscienti, quindi non posso prevedere un successo. Se eravamo, in qualche modo onniscienti, avevamo una garanzia di successo, ma noi andavamo dagli psicologi, andavamo a pregare un Dio che non c'è per farci aiutare ad andare verso ciò che vogliamo e evitare ciò che temiamo? No, non lo faremmo. Scateneremo il mondo emotivo se io, so già dove vado a parare. Il punto è il guado. L'uomo è fra il desiderabile e il temibile. Il problema è il futuro. E non è una caratteristica. Ho passione, sento, ma io ho visto. Sa perché me la prendo? Perché sono affranto? Perché ce l'ho tanto con questi personaggi qui? Ditemi pure che sono imbecille, che sono invidioso, che sono quello che cacchio vi pare. Io ce l'ho con queste persone, perché ho trovato un sacco di persone dotati, che hanno tutti i mezzi per poter riuscire, e molti maschi, maschi anche, non solo le donne, maschi, che stanno lì a interrogarsi se hanno passione, se vogliono, se amano abbastanza per muoversi. Ebbene, questi maschi qui che si interrogano, che cercano di sentire se amano abbastanza per muoversi, non si muovono. Scatenano un inferno emotivo. Perché? Perché il futuro è incerto. E io posso avere tutte le passioni, anzi, più ho passione, più do valore a qualcosa e più temo il fallimento. Se una cosa mi interessa il giusto, se non ce l'ho, la posso sopportare. Ma se la cosa è molto importante, e la perdo,
È un pericolo immenso. Diventa passare sto guado e creare terrore, attacchi di panico e tutt'uno. Questo è il nostro problema. Non è perché non ci piace, non mi piace abbastanza e non riesco a raggiungere. Ah, magari. A tutti coloro che non gli piace abbastanza una donna ci arrivano tutte. È un'esperienza questa comune a qualunque. Maschietto che il venerdì sera esce e va a caccia di donne. Gli garbano il giusto quelle donne. Se riesce ad andarci a letto, ci riesce ad andare, è perché quelle donne gli garbano il giusto, almeno per quella sera. Ma quando una donna gli garba molto, e stanno lì a interrogarsi se gli garba abbastanza per avventurarsi verso l'incertezza del futuro, dove c'è in agguato il fallimento, più è grande ciò che voglio, che desidero, più temo la mancanza di ciò che desidero. Ma è tanto complicato capire sta sciocchezza qui. Come si fa a dire stupidate del genere, soprattutto a indicare una strada come questa, che sta creando problemi a persone che hanno tutti i mezzi per potersi fare amare, hanno dei corpi perfetti, sono delle persone anche ben educate, che ci tengono molto a dei risultati, ad essere anche corretti nei confronti delle donne, o delle donne che vogliono essere anche corrette nei confronti degli uomini, sono queste persone che rimangono inceppate. Tutti quegli altri che gliene frega il giusto, o che in effetti della sessualità, dell'amore, ne hanno fatto semplicemente un gioco, quegli altri riescono a ottenere tutto ciò che vogliono. Sono quelle persone serie che dell'amore o della coppia, della relazione di coppia ne fanno un valore che rimangono inceppati. A chi non ne fa nessun valore, per cui se stanno in coppia va bene, se non ci stanno è uguale. Beh, le cose vanno bene. Perché la mente non è inceppata, noi puntiamo facilmente a sedurre, e se riusciamo a sedurre, bene, se non riusciamo a sedurre, pace. Bussiamo a un'altra porta. Morto un fava, se ne fa un altro. Solo se prendiamo la cosa così, con una filosofia diversa, e che cioè che il mondo è fatto di sciocchezze prese seriamente, e sono capace di. E fin quando tutto ciò che faccio in amore e l'amore che ho per una persona per me è una sciocchezza di cui posso farne a meno, io sono il più grande seduttore del mondo. Appena invece do grande valore a quella persona che voglio sedurre, ecco, io rischio di trovarmi nel guado. E comincio a temere il fallimento, è lì che comincia lo scatenarsi dell'inferno emotivo. A questo punto, ditemi, come si fa quando si è innamorati e ci teniamo a passare quel guado? Beh, quando siamo innamorati e ci teniamo a passare quel guado, ragazzi, dobbiamo ricordarci che non siamo onniscienti, dobbiamo ricordarci che dobbiamo attraversare il guado, andare verso ciò che vogliamo ed essere disposti, essere pronti a tutto, anche al fallimento. Quindi a quel punto non c'è nessuna garanzia. Quindi la strada che possiamo trovare è solo la strada della speranza, ed è una strada obbligata. Questa è la via che ci permette di avere passione per una persona e riuscire a sedurre quella persona, che per noi è importante. Se no, più è importante, più ci tiriamo indietro, più è importante, più scappiamo, più è importante, più non funzioniamo. Io vorrei amichevolmente dire a questo mio psicoterapeuta, amico di un mio amico, ma scusa, ma il nostro attesto sessuale, quando noi vogliamo che sia bello rigido, perché quando è bello rigido noi possiamo tenerci una donna,
Quante volte quell'attrezzo non è rigido affatto? E quant'è che è rigido? Stranamente, se andiamo a una prostituta che non ce ne frega nulla, quell'attrezzo rimane rigido. Se andiamo invece con una donna che ci interessa molto, stranamente quell'attrezzo non funziona. Ecco, dobbiamo capire l'arcano di questo. Come quando vogliamo dormire, perché è importante dormire, non si dorme. È lo stesso. Non è perché mi interessa molto, allora riesco. Quando mi interessa molto, io non riesco. Io trovo difficoltà a riuscire. Io trovo, scateno un inferno emotivo e per giunta rinuncio addirittura a ottenere quello che voglio. Perché in amore nessuno di noi vuol passare per fesso. E noi vogliamo ottenere quello che vogliamo. E nello stesso tempo non vogliamo passare per fessi. Quindi il fallimento è un passare per fessi in amore. E spesso riusciamo semplicemente ad accumulare una serie di fallimenti proprio perché ci teniamo molto e non all'incontrario, come dice Cavallaro, che solo se sono disposto a pagare un prezzo, il prezzo di una passione. E se sono appassionato, allora io riesco. E più sono appassionato, più sono capace di pagare il prezzo. Non è vero, più sono appassionato, più do importanza a qualcosa, più il fallimento di qualcosa è un prezzo enorme che nessuno di noi riesce tanto facilmente a pagare, almeno che non segua il mio modo di vedere la mente, non segua la mia mappa. Che una volta interiorizzata diventa un autentico territorio capace di realizzare qualunque desiderio, anche il più appassionato di questo mondo. Buon pomeriggio.